anno di pausa imposto dalla pandemia, il 15 e il 16 dicembre allo Stadio Liguori di Torre del Greco torna il Memorial Ponte Morandi, il torneo di calcio organizzato dall'Associazione Monsignor Michele Sasso per ricordare i quattro ragazzi di Torre del Greco che hanno perso la vita nel crollo del 14 agosto 2018. Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Il torneo è nato per ricordare Antonio perché tra i quattro ragazzi era quello che io ho conosciuto da bambino, perché giocava nella mia scuola calcio, e l'unico modo per poterlo ricordare era una partita di pallone, quindi un torneo. E, perché penso che l'unica cosa che aggreghi tutti i ragazzi sia proprio il calcio, come gioco di squadra e come divertimento. Lo sport che è una gioia per chi lo pratica, e parliamo di tutte le discipline sportive. Per quanto riguarda me si parla di calcio, tanto è vero che è stato organizzato questo bel memorial che ovviamente ci auguriamo di poterlo portare avanti negli anni, per tanti anni, per non dimenticare. Assessore Giuseppe Speranza, assessore allo sport, questo è un momento importante per Torre del Greco che ricorda quattro ragazzi vittime del crollo del Ponte Morandi. Un momento solenne per lo sport a Torre del Greco, in quanto il Memorial Ponte Morandi è una manifestazione che serve a ricordare e ricordare ai posteri quello che è accaduto alcuni anni fa in quel di Genova, che è stata una vera e propria catastrofe. E i giovani della nostra città, di cui devo dire conoscevo quasi tutti, anzi tutti, in particolar modo tre erano proprio del mio quartiere, non vanno dimenticati. Un saluto alle famiglie, a cui non faremo mancare mai la nostra vicinanza e il nostro abbraccio. Dopo un anno di stop torna il Memorial Ponte Morandi. L'anno scorso, nell'edizione del 2020, si è fermato per il Covid. Quest'anno si riprende, anche se il Genoa non può partecipare perché ci sono 7 giocatori positivi al Covid. Sono stati sostituiti con i ragazzi della Salernitana. È una defiance dell'ultimo momento che purtroppo può capitare in questo periodo. Niente, la nostra associazione intende sempre ricordare i giovani torresi attraverso lo sport, quindi quale migliore occasione un incontro di calcio, un quadrangolare ad alto livello, perché presente il Genoa, non presente, ma presente la Salernitana, la locale Turris, la Lega Nazionale Dilettanti e il Benevento, quindi tutte formazioni di un certo spessore. Lo sport è vita, è vero che quattro giovani nostri concittadini in età giovanile hanno lasciato questo mondo, e il fatto che lo sport, e questa è una testimonianza, dà così un po' di vita anche per i familiari, che sanno che non li dimenticheranno mai. Abbiamo dato i nostri arbitri che verranno a dirigere le gare di questo torneo, tanto anche questi ragazzi subito hanno accettato questo nostro invito a partecipare, ad impegnarsi a far sì che le gare abbiano un regolare svolgimento. Il calcio è anche questo, ricordare chi non c'è più, lo fa in tanti modi, lo facciamo attraverso incontro tra i giovani. Una manifestazione, come dicevo prima, che aiuta a ricordare, ma questo è il calcio nella sua espressione, soprattutto quello dei dilettanti, aiuta a vivere, aiuta a togliere i ragazzi dalla strada e aiuta a ricordare i tanti giovani che hanno fatto tanto per il calcio. Che cosa significa una giornata dedicata al ricordo per la famiglia delle vittime? Purtroppo per noi famiglie non c'è un giorno di ricordo. Secondo me serve più agli altri per ricordare quello che è successo, quello che non dovrebbe più succedere, ma per noi familiari non esiste un giorno di ricordo. Ogni giorno per noi è sempre un giorno di ricordo.